Di nuovo insieme dallo stadio San Filippo Franco Scoglio di Messina per questa gara della 17ª giornata del campionato italiano di Serie C. Lecce 2, Messina 0, questo è il responso dei primi 45 minuti. Caturano su calcio di rigore, Persano gli autori delle reti. Ecco le due squadre che stanno facendo il loro ritorno in campo. Tra poco vedremo anche insieme a Lucio Micheli se ci sono dei cambi. Ricordiamo che il Messina nel corso del primo tempo ha effettuato già una sostituzione, è uscito Grifoni ed è entrato Ferri, c'è stato un cambio anche tattico con il Messina che è passato dal 4-4-1-1 al 3-4-3, e Lecce invece che con gli 11 che hanno cominciato il match. Sì, no, non ci saranno sostituzioni adesso in avvio di ripresa. Grazie, mentre da un po' ha cominciato a piovere qui a Messina, e questo è un altro elemento che potrebbe insomma influire un po' sull'esito del match, visto anche il campo, visto anche le difficoltà che ci sono a prescindere dalla pioggia. Sì, sì. E soprattutto questa vantaggio a chi si deve difendere, quindi in questo caso il Lecce che è in vantaggio. Sta piovendo con una certa regolarità, anche se è una pioggerellina già da una ventina di minuti. Adesso vedremo le condizioni del campo, per il momento non sono mutate parecchio rispetto all'avvio del confronto, però dobbiamo dire anche di condizioni che erano già molto difficili. Le due squadre sono attente a non farsi male, sono attente alle gambe. Adesso Lucarelli per ultimo sta raggiungendo la panchina, naturalmente grande nervosismo, tensione soprattutto in occasione del calcio di rigore assegnato da Dapice. Qui il Messina che viene avanti, il tentativo di lancio di De Vito ha recuperato però Vutov, Zonev, Fiordilino intanto dietro a cercare Ciancio. A proposito di movimento, Ricozzi si è andato a scaldare, quindi probabilmente entrerà sul terreno di gioco. Ricorderei insomma che fino agli ultimi istanti prima dell'inizio del confronto non si sapeva, non sapevamo se avrebbe giocato lui oppure Musacci. Messina sì, probabilmente insomma sta accusando qualche difficoltà, e dunque Lucarelli sta pensando alla sostituzione. Dumbia, naturalmente si parlava di mercato di gennaio, lo avevamo detto anche in precedenza per quanto riguarda il Messina, sarà un'esigenza a differenza del Lecce che potrà con tranquillità verificare dove intervenire. Sì, anche perché come abbiamo detto oggi il Lecce ha cambiato tantissimo, ma tanti dei titolari, me ne vengono in mente alcuni, Vito Francesco, Pacilli, e lo stesso Arrigoni, Torromino, sono in panchina, ma sono dei punti di forza di questa squadra. Jonut ha perso il possesso con Drudi, in avanti il lancio su Dumbia, Contessa, colpo di testa di Rea, recuperato però Torromino, Fiordilino allarga il gioco per Dumbia. Dumbia poi il lancio in avanti con il pallone recuperato dal Lecce, sempre Drudi, Fiordilino ha allargato il gioco. Qui c'è Torromino, Caturano che prova il sinistro e non trova la porta. Torromino è il gemello bomber di Caturano, che però è partito dalla panchina. Un altro giocatore, Torromino, importante con le sue reti, è stato sicuramente un protagonista. Di fatto segue il compagno con 8 reti, adesso Caturano è salito a 10. Jonut prova ad andarsene, Jonut si allarga, Ferri, pallone per lui, limite dell'area, destro da dimenticare. Bene nel primo controllo, a rientrare eludendo la marcatura, poi al momento del tiro mi è sembrato che gli sia rimbalzato anche male la palla e colpisce da sotto alzandola tantissimo.
È rimasto a terra Jonut, adesso si sta rialzando, è stato toccato duro da dietro e Lucarelli aveva chiesto addirittura la munizione per quel fallo appunto subito dal giocatore del Messina. Ha avuto una buona opportunità Ferri, il rinvio di Gomis, poi il colpo di testa di Jonut, Mancini, il lancio a cercare Pozzebon, finora non ha trovato molte possibilità di giocata Pozzebon. Intanto qui è il Lecce, il cross calcio d'angolo conquistato dal Lecce, l'avanzata di Ciancio che è andato poi al cross, qui inquadrato Padalino, lo diceva Meluso nell'intervista, un allenatore che dà un'impronta alle proprie squadre ed in effetti il Lecce di questa stagione ha un marchio abbastanza riconoscibile. Sempre il Lecce con il cross dentro, pallone però troppo lungo, si era inserito da dietro Cosenza che era rimasto alto in occasione della palla inattiva, Utof lo ha cercato ma non è riuscito ad essere preciso. Berardi, il suo rinvio, colpo di testa di Drudi, poi Rea, Jonut, scatta Milinkovic, Jonut però sbaglia, qualche fischio, con calma il Lecce. È chiaro che il Messina deve essere perfetto in questo secondo tempo per provare a riaprire la partita, lo deve essere sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di interpretazione. Caturano il dentro per Dumbia prova a liberare il destro, poi in area di rigore non ha trovato la porta, questa era un'altra grande occasione per il Lecce. Rivediamo qui la buona situazione costruita da Dumbia e Caturano che non trova la porta. Ma è stato bravo Dumbia nella circostanza, perché nonostante avesse lo spazio per provare altro, con altruismo e intelligenza ha servito un assist d'oro per il compagno che è stato impreciso. Attenzione qui intanto Marseglia, il sinistro, Gomis, calcio d'angolo conquistato dal Messina. È arrivato con decisione, convinzione, si appoggia bene sul appunto piede d'appoggio scendendo con il corpo e colpisce di collo esterno. Mancini, pallone dentro con Gomis che alla fine riesce a fare suo il pallone. Si era lamentato qui Rea, andato ad aiutare sul calcio d'angolo la fase offensiva del Messina. Sì, perché quando si alza bisogna sfruttare le sue doti aeree, un giocatore insomma che anche nei precedenti campionati ha dimostrato di avere nel colpo di testa una caratteristica da sfruttare. Lucarelli intanto cambia e ha detto a Ferri faremo il 3-4-2-1, quindi comunicalo lì davanti. Sì, quindi stringe Ferri e Milinkovic alle spalle di Pozzebon per cercare di essere più incisivi centralmente. Anche perché sulle fasce ci sono state insomma un po' di problematiche nel supportare l'azione d'attacco. Ma anche perché sennò Pozzebon quando riesce anche ad andare in anticipo su Cosenza e uscire vincitore dal duello, poi è troppo isolato e fatica a dialogare con la squadra. Milinkovic si allarga Jonut, pallone che però non è preciso, ha recuperato Contessa che viene fermato da Bruno, si continua con Milinkovic, guadagna una rimessa laterale il Messina. Naturalmente un momento molto importante del match, la squadra di Lucarelli deve provare a trovare una rete abbastanza presto per poi giocarsi le possibilità di un eventuale pareggio. Qui Marseglia non raggiunge il pallone. Gli ha chiesto troppo De Vito, era impossibile arrivare su quel pallone, troppo profondo. Gomis dunque pronto al rinvio, giocatore senegalese nato lì in Senegal ma poco prima che poi i genitori si trasferissero a Cuneo, di fatto una dinastia di portieri.
il papà Charles, anche Alfred, il fratello che al Bologna in prestito dal Torino, e l'ultimo Maurizio che gioca con le giovanili del Torino, insomma tutti i portieri. Fratello tra l'altro sfortunato al primo allenamento con il Bologna, si ruppe la mano ed ha esordito con questa maglia proprio nel turno di Coppa Italia in Bologna-Hellas. Un premio a un ragazzo che mi dicono si sta impegnando tantissimo, molto serio e positivo all'interno della squadra. Tanto Messina che con Marsella prova a gestire questo pallone. C'è la rimessa dal fondo, pronto Berardi. È pronta anche un'altra sostituzione nel Messina, tra poco entrerà con la maglia numero 13 Palumbo e se ho capito bene a uscire sarà Luca Bruno, maglia 15, che tra l'altro ha un problema perché si è fatto male poco fa in uno scontro di gioco. Eh sì, sicuramente c'è un problema fisico in questo caso. Intanto Dumbia che porta il pallone fuori, tenendo presente anche le condizioni di Musacci, è evidente che insomma rappresenta anche un piccolo problema questo per Lucarelli, se avesse voluto insomma utilizzare un'altra sostituzione proprio per cambiare qualcosa del suo schieramento anche dal punto di vista tattico. Sì, in questo caso brucia un cambio per esigenze, se così fosse comunque con Palumbo acquisisce magari qualcosa in più sotto il profilo della gestione del pallone in uscita e quindi tutto sommato insomma dovrebbe veramente cambiare poco, anche se magari sotto questo aspetto potrebbe ottenere qualcosina in più. Lecce che continua a gestire con tranquillità il match, sale Fiordinino centralmente, Caturano non tiene il pallone, Messina che prova con Mancini, sta provando insomma a dare qualità a Mancini, questo a far ripartire l'azione, ma sì, insomma solo che in questo momento la squadra è un po' lunga e quindi il centrocampista, il difensore che entra in possesso del pallone poi fatica a trovare un passaggio facile perché le distanze si sono allargate. Butov ha sbagliato qui, Milinkovic anche lui un errore che però viene in qualche modo poi messo da parte del compagno, viene rimediata dall'azione di Marsella. Ancora il Messina in avanti, sta cercando spazio lì, ma palla del Lecce. Rivediamo qui il tentativo di Milinkovic. Dopo il primo dribbling aveva il compagno solo, largo, sulla sua sinistra, si è incaponito in un'azione personale che lo ha portato poi al fallo. Congelata la sostituzione del Messina, Palumbo ancora si scalda. Sì, tra l'altro per il momento Bruno sembra poter proseguire. E infatti lo stavo osservando con attenzione e mi sembra che effettivamente non mostri particolari difficoltà. Probabilmente sarà Ricozzi il prossimo a entrare sul terreno di gioco, adesso vedremo, vi farò sapere appena possibile. Corto il rinvio di Berardi, Dumbia prende il pallone, prova a velocizzare a sinistra, se ne va, lascia Mancini sul posto, poi ultimo tocco di Jonut, calcio d'angolo in favore del Lecce. Naturalmente gioca con la tranquillità del doppio vantaggio nel corso del primo tempo, prima la Riti su calcio di rigore di Caturano, il raddoppio di Persano, 2-0. E c'è il calcio d'angolo con Contessa pronto alla battuta vicino Dumbia, lascia Dumbia a Contessa, saliti anche i centrali, in particolare Drudi con Cosenza rimasto in copertura, pronto Dumbia, pallone corto sul primo palo e rimessa laterale ora in favore del Lecce. Aveva rinviato Bruno, pronto Contessa, poco movimento dei compagni, prova a farsi vedere Persano, la palla però per Dumbia, Contessa, va al cross, Berardi non ha problemi, non ci sono avversari, subito al rinvio con il destro, a cercare Pozze Bon da solo, Cosenza il colpo di testa, a rinviare Mancini tra le linee, ancora Mancini, si allarga Pozze Bon, Mancini, vede adesso Jacopo Ferri spostato a destra,
Jacopo Ferri, arriva Jonut a dargli manforte, i due un po' si ostacolano pure. Non gli ha dato il tempo di andare in sovrapposizione, anche perché sennò rischiava il fuorigioco, e al tempo stesso Jonut si è messo in una posizione per cui lui non poteva più rientrare e ha dovuto solo provare l'uno contro uno esterno. Musacci, pallone a sinistra per Marsiglia, ancora Musacci che non riesce a raggiungere il pallone di ritorno, e dunque la rimessa dal fondo per Gomis. In alcune occasioni le idee sono anche molto buone, come in questo sulla catena di sinistra, però manca quella precisione per riuscire a concretizzarla. Profondo il rilancio di Gomis, colpo di testa di Rea Mancini, il tocco su Jonut, si fa vedere Jacopo Ferri, pallone però è troppo lungo, viene anticipato da Drudi, contesta, prova a ripartire Ferri con grande caparbietà, recupera il pallone, Pozzo e Bon, il tocco su Jonut, ancora Jonut per Ferri, vediamo qui la scelta arbitrale, si continua a giocare, Milinkovic calcio d'angolo conquistato dal Messina, due giocatori a terra, ma ha fatto proseguire Dapice con Lucarelli, molto agitato davanti alla propria panchina. Sì, adesso sono in piedi sia Ferri sia Drudi, nulla di grave per entrambi, però devo dire di un Padalino adesso molto nervoso perché vede i suoi che stanno soffrendo. Milinkovic, il tocco su Mancini, ancora Milinkovic, la rimette dentro, colpo di testa! C'è un fuorigioco fischiato, la possibilità per Rea che si era inserito, gioco però fermo, ecco che qui rivediamo il contatto di prima grazie a Franco Venditti che guida le telecamere di Rai Sport. Pronta una sostituzione anche nel Lecce, tra poco in campo vedremo Lepore, uscirà Vutov. L'esperienza dunque di Lepore, forze fresche, a dimostrazione anche insomma della rosa a disposizione, la possibilità di mantenere lo stesso livello di qualità nel corso del match. Milinkovic, tocco su Marsiglia, se ne va Milinkovic a dare la sovrapposizione, Marsiglia al cross che gli viene ribattuto, recupera il pallone Fiordilino, vicino Cezzonev, riceve in avanti, buona qui l'opportunità per Caturano che prova ad andarsene, Dumbia va dentro l'area di rigore, poi il pallone dentro, attenzione Caturano in area di rigore, Caturano perde l'attimo, Lecce pericoloso, Pozzo e Bon, buona la sua azione, recupera il pallone per Milinkovic, un po' scoperta la difesa del Lecce, Milinkovic per Pozzo e Bon, limite dell'area, ha sbagliato il controllo di Pozzo e Bon. Dumbia dall'altra parte, squadre allungate, Dumbia supera il proprio diretto avversario Jonut, Dumbia se ne va a centrale, ancora Dumbia, Vutov è dietro, riceve Vutov, tocco per Caturano in area di rigore, Caturano un tiro cross, palla sopra la traversa. Ecco la sostituzione del Lecce, quindi dentro Lepore, e confermo che sta per uscire Vutov dal terreno del gioco. Di fatto il capitano del Lecce, nato proprio nella città salentina, tornato di fatto a Lecce già nel 2014. Dalla Nocerina. È un giocatore fondamentale per la squadra, un centrocampista abile nel fare entrambe le fasi. È chiaro che con questa scelta adesso si vuole un po' coprire Padalino, dare più sostanza al centrocampo, anche perché Vutov nella fase di non possesso, tranne alcune occasioni, a volte rimaneva un po' troppo alto, e quindi con Lepore sul campo ci dovrebbe essere maggior compattezza. Rea centralmente,
poi il lancio di Mancini per Milinkovic, Gomis esce, fa suo il pallone. Ha voluto cambiare proprio in mezzo al campo Padalino. Sì, anche se per il momento Lepore è andato a posizionarsi largo a destra, nella stessa zona dove appunto c'era Vutov, una zona per lui magari un po' più inedito, lo vediamo di solito più dentro il campo. Interno. Ma, esatto, però appunto il suo dinamismo, la sua visione di gioco e secondo me anche la sua intelligenza tattica saranno determinanti per cercare di andare a presidiare una zona che in questo secondo tempo il Messina ha sfruttato diverse volte. Cambia ancora Lucarelli, ha chiesto il 4-2-3-1 ai suoi. Tanto non interviene il direttore di gara, tutta regolare l'azione di Fiordilino, poi il lancio su Dumbia che non può raggiungere il pallone, la rimessa per la squadra di casa, Jonut. Dunque Marseglia, Milinkovic e Ferri dietro Pozzebon, questa esatto. È la scelta di Lucarelli. Esatto. E sta cambiando molto perché sta provando a trovare insomma delle soluzioni per trovare maggiore pericolosità negli ultimi metri. E adesso cambierà ancora perché sta per entrare Saitta sul terreno di gioco. Pallone spostato a sinistra. De Vito per Marseglia, dietro ancora con tentativo di cross di De Vito, una deviazione, Gomis fa suo il pallone, pronto dunque anche Saitta per il Messina. Vedremo insomma la scelta da parte di Lucarelli. Uscirà Jonut. Dunque al posto proprio di Jonut entra Saitta, vediamo se andrà anche lì, è un giocatore esterno destro, arrivato ad ottobre da svincolato, ex Mestre e Clodiense in D. Ha avuto un'esperienza nel settore giovanile dell'Udinese, Saitta. Con questa idea di giocare a 4 dietro mette un giocatore come Saitta più adatto a ricoprire quella posizione rispetto a Jonut, più abile diciamo a giocare da metà campo in su. Dunque grandi movimenti dal punto di vista tattico soprattutto per quanto riguarda Lucarelli, che nel corso del match ha cambiato più spesso volto alla propria squadra per cercare insomma qualche maggiore soluzione. Dunque Musacci regolarmente in campo, Milinkovic, Mancini spostato a destra, Mancini il cross, Pozzebon è stato anticipato da Cosenza, molto buono l'intervento del difensore, Musacci allargato per De Vito, sta mettendo tanta generosità e volontà il Messina. Sì, il Messina che secondo me in fase di possesso deve cercare di salire prima con la linea dei difensori per accorciare la squadra. Poi in avanti ha Milinkovic che fa la differenza perché ogni volta che entra in possesso del pallone crea sempre qualcosa di pericoloso. Deve stare molto attento il Lecce su di lui, soprattutto perché se comincia a giocare con i compagni come sta facendo in questi minuti può far girare tutta la squadra. Buono intanto il tocco al volo per Ferri da parte di Mancini che la rimette dietro per Saitta, il nuovo entrato, tocca il primo pallone dentro Musacci, poi Ferri prova a far viaggiare Mancini, non è preciso però il pallone e dunque la rimessa laterale, Saitta per Mancini, Mancini all'indietro a cercare Musacci, poi Rea, tutto nella metà campo del Lecce, il Messina alla ricerca di una rete per riaprire il match, qui Bruno sbaglia completamente il lancio. E qui è una lettura sbagliata, non era pressato, avrebbe dovuto pazientare di più anche perché non c'era stato smarcamento degli attaccanti per servirli in profondità. È un Lecce comunque molto attento, sta controllando la gara senza forzare più di tanto, cercando anche di aspettare quando necessario il Messina.
una gara molto diligente da parte dei salentini. Sì, anche perché centralmente a metà campo accettano la parità numerica, quindi è bello vedere gli scontri Mancini-Fiordilino e Musacci-Tonev, dove diciamo in entrambi i casi comunque nessuno delle due coppie riesce a prevalere in modo netto sull'avversario, e poi dopo il gioco si sviluppa molto sulle corsie esterne da parte del Lecce. Lancio dentro, ha recuperato Mancini che sta disputando una buona gara, utile sia in fase di interdizione ma anche in quella di costruzione, uno diciamo dei giocatori che sta provando di più a dare qualità al gioco del Messina. Milinkovic non riesce a trovare il pallone, poi contesta, non evita la rimessa laterale, Said per Mancini. C'è Musacci attaccato da Zola, libera del pallone in avanti Rea, fuori gioco di rientro, e dunque si riparte con il Lecce, grande calma e tranquillità. Si riparte con il Lecce anche a centrocampo, perché vedete che c'è un'altra sostituzione dentro Mancosu, maglia numero 4, uscirà Sonef, e Padalino chiede naturalmente la gestione del doppio vantaggio, la sua squadra ha chiesto di giocare con calma abbassando i ritmi. Ed è quello che la sua squadra sta facendo già da un po' di tempo, non ha giustamente nessuna intenzione di accelerare considerato il doppio vantaggio. Adesso vedremo dove va Mancosu, che insomma anche lui normalmente è un interno di centrocampo, giocatore comunque che regala molta imprevedibilità. Vediamo, dovrebbe essere proprio lì in mezzo al campo, sì, a fare il mediano insieme a Fiordilino per un centrocampo comunque dinamico e di discreta qualità tecnica. Drudi, eccolo Mancosu, primo pallone, Ciancio in avanti per Lepore, poi il pallone che arriva lontano Gomis. Tocco di Lepore, c'è ancora il recupero da parte del Lecce, non riesce a ripartire il Messina. Lancio su Dumbia, buono lo spazio per l'attaccante del Lecce, il pallone per contesta, il cross Dumbia sul rimbalzo, è pronto in area di rigore, ancora Dumbia, cerca il numero, fermato da Saitta. Milinkovic prova a saltare Drudi, finora Drudi e Cosenza hanno chiuso sempre abbastanza bene, due centrali del Lecce. Di esperienza entrambi, buona fisicità, si completano a vicenda. Ultimo cambio tra poco nel Messina, perché entrerà Ricozzi e uscirà Mancini, ex Aquila. Ah, quindi fuori Mancini, attenzione però intanto qui a Pozzebon, prova a superare Drudi, palla per Milinkovic, arriva Marseglia, Milinkovic tiene ancora troppo il pallone. Il compagno si dispera, in questa occasione non si è accorto che stava recuperando il difensore, è stato lento nel controllo. Ha avuto sempre delle buone intuizioni Milinkovic, ma si è perso anche spesso proprio all'ultimo il giocatore. Nelle scelte, anche perché altrimenti secondo me potrebbe giocare tranquillamente in categoria superiore, visto la qualità tecnica abbinata alla struttura che ha. E poi è chiaro, ricordiamo che è anche un giocatore ancora abbastanza giovane, classe 94, per cui sì. Insomma, il suo percorso è un percorso ancora in divenire, e non mi stupirebbe appunto se maturasse sotto questo aspetto di vederlo in categorie più prestigiose. È in prestito dunque Milinkovic, è nato in Francia, in prestito dal Genoa. Scorso anno aveva avuto due esperienze in Serie B, prima la Salernitana, 9 presenze, poi a gennaio Lanciano per Milinkovic. In questo time out involontario, se vogliamo definirlo così, indicazioni subito di Padalino per i suoi attaccanti, ha chiesto a Dumbia e a Caturano di giocare più ravvicinati possibile, e nel tentativo di insomma dare tanto fastidio alla retroguardia del Messina.
Messina che però secondo me ha cambiato idea sul cambio. Perché è pronto Madonia. Sì. Dunque vuole giocarsi questa carta, l'esperienza di Madonia. Giocatore diciamo così un po' della discordia. Lui voleva il Messina, la società voleva comprare Madonia, ma insomma non erano dello stesso parere il vecchio direttore sportivo Tosto e l'allenatore Bertotto, una delle divergenze che poi hanno portato al ribaltone, a Marra prima, Lucarelli poi. Quindi fuori Marseglia per infortunio, dentro Madonia. Sì, è stato anche questo un cambio dettato dal fatto che Marseglia non ce la fa più, fuori a bordo campo causa crampi e quindi... per mister Lucarelli un cambio obbligato, anche se è in campo un giocatore più offensivo diciamo. Certo. E quindi una squadra che si bilancia ancora di più per provare ad accorciare le distanze. Vedremo adesso anche tatticamente come si inserisce il tutto rispetto proprio a questo nuovo innesto. E qui c'è il fallo su Dumbia, un calcio di punizione, siamo alla mezz'ora del secondo tempo, sempre 2-0 il punteggio in favore del Lecce sul Messina in questa gara della 17ª giornata del campionato italiano di Lega Pro Girone C. Naturalmente tre punti che sarebbero davvero importanti per il Lecce dopo il capitombolo interno con il Matera, riprenderebbe a correre nella zona alta della classifica, in attesa poi naturalmente anche di conoscere i risultati degli altri confronti. Qui direttamente in porta il calcio di punizione di Lepore e poi calcio d'angolo, la carambola su Saitta. Juve Stabia attesa dalla trasferta sul campo dell'Andria. Matera che ospita la Casertana, Foggia che gioca in casa con il Fondi. Qui intanto Dumbia, il pallone che viene recuperato da Mancini, dunque prova a ripartire la squadra con Ferri, palla per Pozzebon, niente da fare. Lecce che cerca di gestire qui Cosenza, lancio in avanti per Lepore, si impegna Lepore nello scatto, commette fallo, il calcio di punizione in favore del Messina. Dall'altra parte per la squadra di Lucarelli sarebbe insomma la seconda sconfitta consecutiva, la seconda consecutiva proprio per il tecnico che finora non aveva mai perso. Però c'è ancora da giocare, insomma, ci sono ancora minuti per le speranze, soprattutto dei peloritani, di raggiungere il pareggio contro la corazzata salentina. Pozzebon dietro, dunque alla fine è rimasto in campo Musacci, anche se non in perfette condizioni. Ferri si gira bene qui, Ferri prova ad andarsene, il cross dentro, Cosenza, calcio d'angolo. Non è riuscito Saitta ad arrivare in anticipo su questo traversone dal basso di Ferri, che nella prima e unica occasione in cui è riuscito a saltare l'avversario diretto è stato pericoloso. Tanto battuto il calcio d'angolo, palla che torna a Ferri, il cross, ancora il rinvio da parte della difesa del Lecce. Drudi, qui Dumbia prova a ripartire, non riesce a tenere però il pallone in campo, si lamenta Lucarelli per questo rilancio dell'attaccante del Lecce. Rea, il tocco su Bruno, lancio su De Vito che viene anticipato, qui Persano ha trovato Caturano che allarga il gioco per Dumbia, naturalmente tanti gli spazi per il Lecce quando viene avanti, può gestire naturalmente il tutto.
con discreta tranquillità. Qui il cross dentro, contesta, colpo di testa, rete, 3-0, chiude il match Caturano, 3-0, doppietta personale per il Bomber, 3-0, di fatto la rete che chiude la gara. Rivediamo il cross di Contessa, davvero bello per Caturano, solo non ha sbagliato. Non ho fatto in tempo a dire che la difesa era passiva, perché in tutto questo giro palla del Lecce si sono solo posizionati, ma nessuno che è mai andato in pressione ad aggredire l'avversario, per cui prima Dumbia, poi Contessa e per non parlare di Caturano al centro dell'area sono stati liberissimi di sviluppare l'azione senza la marcatura avversaria, ed è chiaro che quando ti viene concesso questo a giocatori di qualità non sembra vero, e in maniera facile sono riusciti a concludere a rete realizzando il terzo gol. Rete numero 11 in campionato per Caturano, doppietta e la firma finora importante sul confronto. Messina che ora non ha tanto tempo, quantomeno per trovare una rete. Lancio dentro con Milinkovic, cerca di liberarsi, non trova lo spazio, l'appoggio su Ferri, il cross a cercare Pozzebon, si è riversato in avanti tutta la squadra di Lucarelli. Madonia, il suo servizio per l'inserimento di De Vito non è passato, la rimessa laterale in favore del Messina, la palla giocata dietro, il cross in area di rigore, il colpo di testa provato da Rea, terra Gomis sicuro. Un Messina volenteroso, generoso, che comunque prova a trovare il gol della bandiera. L'impegno secondo me non è assolutamente mancato, si sono visti dei limiti, lo abbiamo detto in apertura, sia la classifica sia l'organico facevano pensare a una vittoria esterna, non è ancora finita, ma chiaramente sul 3-0 l'esito è indirizzato. Lecce che nel secondo tempo ha gestito davvero bene il doppio vantaggio rischiando poco. Qui Ferri, il cross in area di rigore, Milinkovic, niente da fare per il giocatore nato in Francia, origine serba per il papà. E dunque con calma Gomis la possibilità per Madonia che viene avanti, Madonia appoggio su Ferri, Ferri limite dell'area, guadagna un buon calcio di punizione, seguiamo per un Messina che non ha mai fatto mancare l'impegno e la volontà rispetto anche alle potenzialità. Dunque calcio di punizione, si è avvicinato Pozzebon per la battuta, deve far rispettare la barriera adesso l'arbitro d'apice. Comunque se risposta ci si aspettava dopo la sconfitta con il Matera, sicuramente la squadra di Padalino finora ha dato un segnale importante anche al campionato. Attenzione qui, la battuta di Pozzebon sulla barriera, fischi dei tifosi ora. C'è un cambio nel Lecce nel frattempo, perché sta per entrare Freddi, uscirà Caturano, mentre vedo un sarcastico Lucarelli, se lo possiamo definire così, che sta seguendo quasi in ginocchio questo finale di partita. Dunque arriva il momento anche di Freddi, Gianluca Freddi è un difensore, può giocare centrale anche esterno destro, vediamo insomma come si modificherà dal punto di vista tattico lo schieramento di Padalino.
lancio dentro, naturalmente grandi congratulazioni per l'uscita del bomber del Lecce, andato a raccogliere i complimenti della propria panchina. Rea, Mancini prova in avanti ancora la squadra di casa, il cross, una deviazione, non è riuscito Ferri a trovare il tocco vincente, sempre Messina in avanti. Ci avviamo verso la fine di questo primo tempo, di questa partita, con il 3-0 del Lecce, risultato rotondo dopo aver subito il 3-0 dal Matera. Adesso ha segnato tre reti qui allo stadio San Filippo Franco Scoglio. Un Freddy che è andato, come ci si immaginava, a fare il terzo centrale dietro per una linea a 5, ha messo altri centimetri e fisicità centralmente per evitare, insomma, di subire il gol della bandiera da parte dei padroni di casa. Gomis, squadra comunque Lecce sempre di grande personalità, e questa la filosofia che vuole il tecnico padalino, che chiede ai suoi di essere molto alti in questo finale di partita. Sì, lo si è visto anche da questa iniziazione, rimangono sempre i due mediani in mezzo al campo, tre punte alte con Lepore che in fase di possesso si allarga tantissimo a destra, poi viene dentro al campo invece nella fase di non possesso per dare manforte al centrocampo. Prova ad andarsene Ferri, viene fermato però, 41esimo, 3-0 per il Lecce, manca poco ormai, vedremo anche il recupero che assegnerà Dapice. Sicuramente gara sbloccata, insomma, da un rigore dubbio, però Lecce che ha assolutamente confermato quello che si immaginava alla vigilia, cioè di una superiorità di organico molto chiara. Un Lecce che ha iniziato piano, poi già dopo 10-15 minuti ha cominciato a velocizzare la propria manovra. Attenzione qui, Madonnia! Aveva avuto un buon controllo, poi Murata alla sua conclusione, Dumbia. E una volta che è andato in vantaggio, il 2-0 secondo me è stato determinante per indirizzare la gara, soprattutto perché è avvenuto a fine primo tempo, e poi con maturità ha gestito la seconda parte, gestendo anche le energie. In avanti sempre il Lecce, con palla che è finita oltre la linea di fondo, ci sarà la rimessa per il Messina. Certamente Lucarelli deve innanzitutto recuperare gli uomini che sono fuori per infortunio, per squalifica, insomma deve recuperare tutto l'organico per poter in qualche modo ripartire. La formazione siciliana giocherà sul campo del Cosenza il prossimo turno, mentre in casa con la Paganese il Lecce. Saranno tre i minuti di recupero alla fine. Grazie a Lucio Micheli per questa segnalazione. Saitta sale il Messina, ma si ferma, come è successo spesso, l'azione praticamente sulla a ridosso, sì, dell'area, sì, di rigore. Perché molto spesso sono mancate le scelte giuste, sia individualmente che a livello collettivo, ed è chiaro che quando ti perdi lì sul tre quarti, anche per la difesa avversaria, è più semplice gestirti e bloccarti. La notizia positiva sicuramente c'è stata per il Messina, niente penalizzazione, qui un fuorigioco di rientro. E da qui dovrà ripartire, fermo restando insomma la difficoltà anche della prossima trasferta, vista anche la stagione finora assolutamente buona del Cosenza, che di fatto è a ridosso delle primissime.
E comunque prima di subire il 3-0 il Messina ha continuato a fare la partita tenendo una buona intensità e cercando anche appunto di trovare il gol. Chiaro, dopo il 3-0 a 8-9 minuti dal termine è venuta anche un po' di sfiducia, un po' di amarezza, di frustrazione, che in una situazione anche difficile ci può anche stare. È chiaro che bisogna lavorare sotto questo aspetto per evitarlo, però in parte è anche comprensibile. E la gara più importante sarà comunque poi l'ultima del girone di andata in casa con la Vibonese. Di fatto sarà uno scontro importante per il discorso play-out, per il discorso salvezza da parte del Messina, in attesa poi di capire quello che succederà nel mercato. Mentre per il Lecce una bella risposta al passaggio a vuoto contro il Matera. Squadra comunque che già finora ha dimostrato la sua forza, la sua potenzialità. In un campionato comunque sicuramente difficile, girone complicato questo girone C, con diverse pretendenti alla promozione diretta. Intanto Lepore congela il pallone lì con De Vito che glielo ruba, prova a venire avanti il Messina. Siamo allo scadere del tempo regolamentare, prima del recupero. Da adesso partono dunque i tre minuti segnalati in questo momento. Gomis, naturalmente la terza rete ha tolto fiducia al Messina. È stata una botta nel momento nel quale stava producendo comunque uno sforzo importante la squadra di Lucarelli per trovare almeno una rete, e invece ha subito il colpo del KO con la doppietta di Caturano. Drudi, Dumbia. Molto attivo Dumbia in questa partita, secondo me è stato determinante per l'equilibrio della squadra, bene nella fase offensiva in diverse circostanze quando ha vinto l'uno contro uno, spesso cercato dalla squadra soprattutto nella prima parte di gara, e poi ha risultato acquisito, ha avuto l'umiltà di correre tanto e di abbassarsi sempre a centrocampo per mantenere compatta la squadra. Credo che il suo mister possa essere soddisfatto. C'è delusione naturalmente tra i tifosi, alcuni stanno già lasciando lo stadio San Filippo Franco Scoglio. Dumbia ora è pura accademia in attesa del fischio finale di Dapice. Non ci sarà molto tempo perché si tornerà in campo presto, anche questo sarà un altro elemento da considerare nella proiezione insomma futura del cammino delle due squadre. Cosenza, è evidente che il Lecce, avendo un maggior organico, maggiore scelta, può approcciare meglio situazioni di incontri ravvicinati come è successo in questa occasione, questo turno infrasettimanale. Sì, un Lecce che oggi non ha neanche fatto entrare per pochi minuti Torromino e Pacilli, solo per segnalare due giocatori molto utili e importanti nella rosa di Padalino. Gomis, Cosenza, giocatore che ha dato un buon apporto anche quando si è dovuto far ammonire, ha scelto il momento giusto. L'esperienza in questi casi conta molto. Pochi secondi al fischio finale, dunque 3-0 il punteggio per il Lecce. Riparte il cammino dei Salentini verso l'obiettivo promozione, obiettivo di inizio stagione, non si è mai nascosto Padalino.
e anche da questo punto di vista sicuramente un buon approccio del tecnico del Lecce. Dunque 3-0 nel primo tempo su un calcio di rigore dubbio. Caturano aveva portato in vantaggio la formazione salentina, poi Persano per il raddoppio, nella ripresa ancora Caturano, un colpo di testa, doppietta per lui, 11 reti in campionato, e dunque gara che vede una vittoria importante, 3 punti molto preziosi nella corsa alla promozione. Dall'altra parte una sconfitta invece pesante per il discorso retrovie, il discorso salvezza del Messina. Una Lecce che per la prima volta schierava anche 2 attaccanti centrali, Persano e Caturano, dal primo minuto, e ha avuto delle risposte importanti sotto questo aspetto, perché comunque non solo sono stati determinanti con i gol, ma hanno anche permesso alla squadra di giocare in un modo tatticamente differente dal solito, riuscendo a dare equilibrio a tutta la squadra, una squadra che ha tenuto con maturità il campo. Naturalmente, quando pronto, Lucio Michele ci chiederà la linea. Siamo per pronti. Avere un eccoci qua, quindi Lucio, linea a te. Sì, siamo con Padalino. Allora, soddisfatto di questa partita, di questo 3-0 che definiamo abbastanza comodo, e del resto non era facile ripartire dopo quello 0-3 interno col Matera, quindi complimenti a Lecce. Sì, sono contento del risultato, ma sono più contento della risposta che i ragazzi hanno dato a se stessi. Hanno perso da squadra, non facendo proprio quello che avevamo preparato, ma si sono rialzati da grande squadra, e questo è stato il messaggio più importante che potessero darmi. Doppietta di Caturano, un bel gol di Persano, ma la cosa che insomma sottolineiamo, e che del resto è piaciuta anche a lei, è una squadra che c'è e che gioca con una grande coralità. Assolutamente sì, non può essere una sconfitta a demolire una squadra come il Lecce. I nostri piani con sto percorso è in crescita, siamo passati attraverso una battuta d'arresto meritata facendo poco, però ci siamo subito rialzati e abbiamo dato un segnale forte a noi stessi, che era la cosa più importante. Poi per gli altri evidentemente di conseguenza avranno, spero, gioito. Noi ringraziamo Padalino e tra poco avremo Lucarelli. Grazie naturalmente al tecnico del Lecce. Qui vedete il Messina, il tecnico Lucarelli, che naturalmente è lì con i suoi giocatori, ma abbiamo sentito le parole di Padalino, Katia, che confermano appunto quello che si diceva anche in cronaca diretta. Insomma, tecnico che vuole che la sua squadra comunque abbia un'identità ben precisa in ogni match. E poi naturalmente capita, come è successo con il Matera, anche per merito chiaramente della squadra avversaria, di poter avere battute d'arresto. Ma sì, anche perché io credo che in un campionato molto equilibrato, e poi quando parliamo di un gioco collettivo come quello del calcio, bisogna partire dalla squadra, dove l'individualità e il singolo si può esaltare, ma solo se si mette al servizio del gruppo, altrimenti il contrario non funziona mai, e anzi più delle volte, oltre a non funzionare sotto il profilo magari dei punti, crea anche quei malumori, quelle discordanze da spogliatoio che devono essere evitate, perché è chiaro che più il gruppo è affiatato e convinto di quello che si sta facendo, più è probabile ottenere dei risultati. Lucio Micheli praticamente anche lui è lì per partecipare e ci racconterà cosa sente. Sta aspettando il tecnico Lucarelli. Vediamo se abbiamo la possibilità, naturalmente, per i tifosi del Messina di sentire la voce dell'allenatore della squadra di casa. Non abbiamo tantissimo tempo, speriamo di poter avere almeno una battuta di una gara che comunque la sua squadra ha giocato probabilmente al massimo delle potenzialità, rispetto chiaramente all'assenza, alle squalifiche. Secondo me non al massimo, perché Milinkovic è stato in negativo l'ago della bilancia, perché ricordiamo nel primo tempo, in quell'occasione sull'1-0, se passa la palla a Pozzebone e va dentro 1-1, poi la partita si può indirizzare in maniera diversa. È chiaro che voglio dire, non voglio essere così drastica, no, di confronti del giocatore, ma questo è un ragazzo davvero molto interessante e che può far fare il salto di qualità a questo gruppo. Oggi però è stato troppo individualista in alcune circostanze, penalizzando appunto l'esito del collettivo. D'accordo, anche se io mi riferivo allo spirito, diciamo, della squadra, che comunque con tante difficoltà anche iniziali ha cercato di sapersi confrontare, di potersi confrontare al meglio con una assolutamente formazione sì, infatti l'abbiamo potenzialmente detto, sicuramente più forte. Solo dopo il 3-0
è subentrata un po' quella frustrazione. Prima invece c'è stato grandissimo impegno e convinzione di poter comunque riaprire questo match. Peccato che in alcune occasioni appunto è mancata quella maturità di sfruttare meglio le circostanze. Niente, dura a lungo questa riunione, sì, ma è molto tra semplice. Il giocatore e Lucarelli. È molto semplice, perché Lucarelli ha chiesto ai suoi di giocare come se fossero bambini, cioè di ricominciare a divertirsi sul terreno di gioco, perché non gli è piaciuta questa partita contratta da parte dei suoi, troppo preoccupati, e ha ricordato insomma che in realtà le partite più importanti saranno ancora quelle da disputare con la, col Siracusa, con la Viponese, con le altre, con la Regina, con le altre squadre con le quali poi fino alla fine il Messina dovrà lottare per mantenere la categoria. Insomma, grazie a Lucio Micheli che ci ha dato la voce di Lucarelli, che comunque non è arrivato ai nostri microfoni. Siamo in conclusione, grazie a Lucio Micheli per il prezioso lavoro da bordo campo, grazie a Franco Vendetti che ha guidato qui la regia, grazie a Katia Serra, un saluto a tutti, naturalmente Lega Pro che continua l'esclusiva della Rai con i prossimi appuntamenti. È tutto da Messina, buona continuazione con i programmi della rete.